cucinati. Ah, finalmente sta statuinato qui, se dovrei capire meglio che le due testine stanno una di qua e quell'altra di là. Vediamo un po'. Ma proprio in quel momento verace che stevo per scoprire il busillice di tutti quegli inturcinamenti. Si muove avanti a me l'asta di un paravento decorato d'uccelli del paradiso, esorte fora al Monsignore in tutto il suo splendore. Anima, camigione de raso color luna de miele, tempestato de perline blumare, turbante de seta color gola profonda, un aspri assassino, babucce vellutate color impero dei sensi, e occhio sgaggiante pare Valorenzo da rabbia al dì delle nozze. Era come di vino fizzata, ma mi sentivo è tutt'altro che male, anzi mi pareva che dalla carogna del piede su le gambe, le cosce, le frattaglie, la coratella, il gargarozzo fino alla punta dei capelli mi salisse su uno stremolimento dell'angore che mi faceva sta tanto benina a benanco che fossi come paralizzata. Provo a opri bocca, niente, dico dai Caterina, datte una mossa che stia giù per la scivolente. Su, tirate su, fa uno sforzo, ce la metto tutta e alla fine mi scappa. Monsignore, vostra altezza, indegnamente rinfacciato non sia, io saliato qui per avere in affitto una casa dal papa. Solleva una mano tutta inanellata e fa un gesto morbido, morbido, come a dì, se ne parla dopo. Oh, che? Stavo per domandare. Da un battito delle mani e alcun pare faccia di pietra gialla. Poggia tutto il tappeto, prima fa una prosternazione e poi poggia tutto il tappeto un cabaret di ricco de chicchere e buzzichini a chi rigori. Un'altra prosternazione e via dietro la porta d'oro. Altezza imperiale, dico, non vi incomodate, sono a stegna. Lui, per tutta risposta, mi mette in mano un buzzichino fumante. Dico, che sarà? Color gatto in fuga, non serve neanche la targa, da capo fammi un po' sbirciata sto pertugino per vedere quel che c'è dentro. Tonca, sì, ma sì, che è la mia, che tonta begiolica. Oddio, la mia, ci viene pronti? Già mi sento tra capo e collo qualcosina che non me la racconta giusta. Eccola! Lo storno assassino ha colpito ancora! Lo storno dello storno... La cagazzata della capa. Qui sta un'altra cosa diverte. Dove va quella macchina così imbellettata? Vi piace? È l'ultimo grido dei pini in farina. Mi sa che il bel fiore. Fondi vuol dire che ci si può provare. Se accetti un caffè vuol dire che sei pronta per il letto. Sì, dopo cena per digerire fare il giro del palazzo vuol dire che aspetti lo stupro. Chiudevo il finestrino che qui c'è il mio sguercià per vedere la strada
Dai pertugini tra una cagatina d'uccelletto e l'altra. Sei schiattata! No! Questi signori sono passate, allora? Mi volete fare la pelle? Carne e sangue! A spingere il giovinotto elegante e voi regolate il traffico. Beh, non mi posso lamentare, la solidarietà non manca. Oddio, è carità pelosa che se non si sposta la mirosciola dal centro della carreggiata non posso passare. Sono tutti a colo, punzone, a fumare il narghilento, la sagra del Ramadan. Così va la vita, un tolurbe come si raccolta. Bene, e allora spigno. Gioino, ma se non levate il freno a mano, tu qui parla affittano. Ma io so a pedagna, c'è vuoi chi mi accompagna. Quante offerte, quanti giovinotti. Dov'è la vostra auto? Il Maserati, due coglioni. Se mi piace la velocità, e siete campione di corsa? Hai visto che nonno rampante? Beh, facciamo che mi portate soltanto che alla prima stazione di mezzo pubblico. Sono più di 40 minuti che viaggiamo e i primi 20 l'ho dovuti fare in Appennea. Finché non è sceso un gruppetto di giovinotti, spalle tamante da palestrati, culi ardonati, insomma, giovinotti strafichi. Ma che caprineria! Ti ho mandato sto video tutto compunto! Sto video tutto compunto col parrucchino! Sinto sta casca, gli stessi da scoperchiare la crapa pelata! Ti faccio faria! Oddio, mi ci posso pensare che mi viene un convulso del riso! Non ci potrei scappare anche la pipì. Scrivete subito 6 orizzontale, vi passa di mente e dopo ve l'ammiccate tutta la notte. Non voglio farvi ingrossare l'esercito nazionale degli insonni. Donca, facete puro. Più giù. Ora sta ancora più giù. Anche per Cruciverba, Per Sciarade, Quizze, Indovinelli, pigliate le spalle di qualcuno. Sa che sto distinto, signore. Sto colocchio inconsistente. Ma intanto si strofina sempre più. Ah, anche qui sta lunga la mano. La chiamo morta, ma questa che mi sta a pastare, mano viva! E come? Adesso insistemo io. Vai là!